There is a very similar pattern that you find in the structure of societies, in the structure of companies, and in the structure of computers. And all three are moving in the same direction. That is, away from a top-down structure of a central command system, giving the system instructions about how to behave, towards a system that is parallel, that is flat, which is a web, and which change moves from the bottom up. And this is going to happen across all institutions and technical devices. It's the way they work. Benvenuti in questa puntata di Tecnofilosofia. In questa puntata di Tecnofilosofia parliamo di, principalmente, di logica delle domande. Noi andiamo avanti, diciamo, con un certo tipo di problemi di che ne abbiamo incominciato nelle puntate precedenti, quando parlavamo della filosofia dell'uno, cioè questa sorta di sistema filosofico a cui stavo lavorando da anni. Allora, nella lezione, cioè nella puntata precedente, mettiamola così, noi abbiamo visto appunto che una domanda è fatta di un domandante e di un domandato. E quindi, per esempio, se noi pigliamo la domanda che cos'è X, abbiamo X che è il domandato e che cos'è che è il domandante, no? Quello di cui dovremmo parlare oggi è appunto la logica delle domande, cioè un tentativo di applicare, diciamo, la matematica della logica alle domande. Normalmente si dice che, appunto, le domande non fanno parte della logica, perché l'oggetto della logica sono solo gli enunciati. Quello che vedremo qui è che in realtà è possibile ovviare questo problema riconducendo le domande agli enunciati. Noi partiremo, diciamo, da un'osservazione di aristotelica, e Aristotele è arrivato a capire che in realtà una domanda può essere semplicemente una sorta di enunciato trasposto, trasformato, mettiamola così. Si trovano cose di questo tipo, per esempio, nei topici dell'Organon. E quindi cosa succede? Allora, se noi prendiamo un enunciato, per esempio, appunto, che ne so, il computer è rotto, l'enunciato diventa: è il computer rotto? Cioè la domanda, diciamo, la domanda diventa questa roba qua. Questo è un primo pozzo, no, di questa cosa, no, di come funzionerebbe questa cosa. Però se vogliamo capirla meglio dobbiamo andare avanti. Perché? Allora, questo è un esempio, no? Cioè, nel senso, noi pigliamo un'affermazione qualsiasi, per esempio alfa, un'affermazione alfa, e poi prendiamo alfa primo, A primo, lo chiamiamo come diavolo ci pare, e diciamo quella roba lì è la domanda relativa a quell'enunciato. E quindi noi diciamo le domande in realtà sono degli enunciati che vengono trasformati, c'è una sorta di processo di conversione, e questo ci permette di riportare la domanda a un enunciato. E classificando le domande come enunciati trasformati, sostenere che, siccome il vero oggetto, appunto, della logica sono gli enunciati, se vogliamo metterla così, o anche le proposizioni, secondo certi altri aspetti, le domande sarebbero soltanto, appunto, enunciati, proposizioni, appunto, trasformate. Però ci sono due tipi di trasformazioni. C'è la prima e poi c'è un'altra. La prima riguarda l'inversione.
cioè x e y diventa e x y, e quindi noi prendiamo un enunciato a e lo facciamo diventare a primo, sarà la domanda. Ok? E questa è l'inversione, ma poi c'è un altro metodo, che è l'astrazione. X e Y diventa, che cos'è? X. A questo punto abbiamo questo, con ovviamente il puntino di domanda. Nel primo caso quindi abbiamo una trasformazione di primo grado, nel secondo caso abbiamo una trasformazione di secondo grado. Nel caso della trasformazione di primo grado ci basta, diciamo, invertire, diciamo, il soggetto, il verbo, il soggetto, insomma fare quella cosa lì. Nel secondo caso invece dobbiamo proprio compiere un'operazione di astrazione, quindi partire da un caso particolare e arrivare a una domanda più astratta e generica. E queste sono due forme, diciamo, di trasformazione degli enunciati. Nel primo caso praticamente il risultato di tutta questa roba sono delle domande booleane. Nel secondo caso abbiamo delle domande non booleane. Questo appunto è un metodo che a noi ci serve, diciamo, per diciamo in qualche maniera convertire, diciamo, appunto gli enunciati in domande. Quindi abbiamo le basi per la nostra logica. Ma ovviamente le cose non finiscono così. Innanzitutto possiamo notare una cosa. Con le domande booleane noi possiamo fare così, no? Noi abbiamo, per esempio, questa è una risposta possibile, questa è un'altra risposta possibile, e poi otteniamo questo. Ma si può anche fare così. Questo perché in realtà queste due evidentemente corrisponderanno allo stesso problema. Quindi questo sarà un problema, queste saranno delle domande e queste sono delle risposte, no? Allora, noi partiamo da un esempio concreto, no? Allora, noi possiamo dire il computer è rotto, non funziona, il computer non funziona, il computer funziona, il computer non funziona. Questo qua, chiaramente, è un simbolo, ne abbiamo l'A e poi abbiamo sotto, abbiamo non A, in cui vediamo appunto una negazione. Queste due cose sono appunto uno la risposta affermativa, l'altra quella negativa, e sono i due lati di una domanda booleana,
La domanda booleana ovviamente ha due risposte e di solito sono sì o no. Ok. A partire da quel tipo di risposte, attraverso una trasformazione dell'enunciato, invertendo per esempio il soggetto col verbo, noi otteniamo una domanda. Però in realtà le domande che si possono ottenere in questo caso sono diverse, perché io posso ottenere la domanda del tipo: il computer funziona? Cioè, oppure funziona il computer? Puntino di domanda. Ma potrebbe anche essere: non funziona il computer? Puntino di domanda. Il problema però è lo stesso, se funziona o non funziona il computer. Capito? Il problema è lo stesso. La domanda è l'enunciazione del problema. Io quando faccio una domanda devo dire il problema in un certo modo, quindi articolo la domanda in un modo. E quindi dirò: non funziona il computer? Oppure funziona il computer? E poi le risposte sono solo due: sì, il computer funziona, no, il computer non funziona. E così via. Questo è come funziona il discorso. Nel caso delle trasformazioni di secondo grado c'è un discorso un po' più complesso. Noi avremo una risposta A, poi teoricamente avremo una risposta B e così via. Ma non possiamo fare le cose così. Perché se no non avremmo un'unica, dovremmo avere A secondo, B secondo e così via come domande. Ma non può essere. Quindi quello che noi andremo a fare è avere una forma di risposta e poi un qualcosa che fa sì che quella risposta sia quella risposta lì. Quindi questo è qualcosa che è quella cosa che è praticamente quell'elemento che rende la risposta come possibile rispetto a quella domanda. E poi l'altra lettera piccola in realtà è quella cosa che fa sì che quella risposta sia quella risposta. Quindi poi ci sarà questo, ci sarà questo, ci sarà questo. E questo è. E noi arriveremo a costruire una domanda, una trasformazione di secondo grado, partendo da dei casi particolari. A questo punto, in realtà le cose staranno necessariamente tendenzialmente in questo modo, perché noterete una cosa: le domande booleane, come man mano impareremo, sono parecchie. Quelle non booleane, cioè quelle che hanno più di due risposte, sono meno, perché unificando le domande booleane si possono ottenere domande non booleane, scomponendo domande non booleane si possono ottenere domande booleane. Poi bisogna aggiungere un'altra. In questa logica non si usano soltanto le lettere come nella logica predicativa, enunciativa, eccetera, eccetera, ma si usano anche alcuni connettivi, e questo l'abbiamo già visto. Sicuramente almeno questi tre connettivi ci sono. E noi possiamo trovare, allora, da un lato la negazione di qualcosa, ma questo l'abbiamo già visto. Mentre invece possiamo anche trovare la congiunzione, oppure la disgiunzione di due domande. Per esempio, andiamo al cinema o a teatro? Per esempio, questa è una domanda, però in realtà non è una domanda, sono due domande.
Sono due domande, perché la prima domanda sarebbe andiamo al cinema, la seconda è andiamo al teatro. Invece di fare due domande, io ne faccio una sola, ci metto una disgiunzione, le connetto, si chiamano appunto connettivi per quel motivo, e quindi otteniamo una roba del tipo... Scusate. Cinema o teatro, cioè. Cioè, è chiaro, no? Per noi potrebbe incominciare a diventare una cosa di questo tipo. Dove però... Dunque, andiamo al cinema, potrebbe essere una domanda seconda. Booleana. E anche questa, quindi in realtà potrebbero essere due enunciati trasformati, tipo questo potrebbe essere andiamo al cinema, sì, andiamo al cinema. Oppure sì, andiamo al teatro. E così via. Ma potrebbe succedere che noi vogliamo andare in momenti ovviamente differenti, sia al cinema che al teatro. Oppure vogliamo chiedere se vogliamo fare queste due cose assieme. No, ovviamente non allo stesso tempo, ma magari nello stesso giorno. E quindi usiamo una congiunzione, l'and. E a quel punto le due domande vengono unificate in qualche maniera. Quindi questi sono i connettivi che possono essere utilizzati in questo tipo di logica. Vediamo ora dell'altro. Dopo tutto questo, un'altra cosa che ci serve per la nostra logica è, per esempio, cioè, è avere a che fare con delle sorte di tabelle di verità. Per esempio, io prendo una domanda, io mi chiedo, data una risposta di questo tipo, come dire, questa cosa è vera oppure è falsa? Ora, questo è il punto. Se noi vogliamo capire la verità di una risposta, è sempre rispetto a una domanda. Perché se per esempio la risposta è impossibile rispetto alla domanda, cioè assolutamente non pertinente, sarà sicuramente falsa. Se è pertinente, per esempio, potrebbe essere vera. Quindi ci sono delle coppie di domanda e risposta. Quella coppia o è vera o è falsa. Però da questo diciamo possiamo dedurre dei teoremi. Perché per esempio, se io faccio così, domanda booleana. Questo sarà per forza uguale a 1. E questo sarà per forza uguale a 0. Questo è già vero in realtà all'interno della logica, che o alfa o non alfa è sempre vero, e alfa e non alfa è sempre falso. Il primo perché... Ah, potrebbe essere quasi tautologico o assolutamente autoevidente, il secondo è una contraddizione. Però questo significa che se per esempio io rispondo a una domanda e alla domanda appunto se il computer funziona e io rispondo beh o il computer funziona o il computer non funziona, beh quello sarà sempre vero. Il fatto è che però in realtà questo tipo di risposta
cioè non rispondere realmente alla domanda, perché appunto poi bisognerebbe per rispondere dire una delle due. Ma se io dicessi, che ne so, entrambi, dicessi il computer sia funziona che non funziona, allora sarebbe falso. Altra cosa interessante di questo tipo di logica, poi andremo avanti, però, cosa importante di questa logica, interessante, è la possibilità di pensare le domande in una forma di deduzione, cioè, se io prendo una serie di domande, potrei provare a dedurre delle cose. Perché, ma questo è naturale che accade semplicemente perché pensando le cose in un certo termine, non so, adesso vabbè io la metto così, però ci sarà potrebbero comparire delle sequenze di questo tipo, quasi come se fossero degli argomenti. Perché succede una cosa di questo genere? Perché è possibile una cosa di questo tipo? Semplicemente è sufficiente accostare ogni enunciato alla propria domanda, sapendo che, per esempio, in un argomento ogni enunciato sarà la risposta a qualche domanda. Accoppiando quell'enunciato con la sua domanda, poi si può ottenere un argomento riscritto dove per ogni enunciato, premessa dell'argomento, in realtà appare come immediata risposta a una domanda. Quindi, posto che la risposta a quella tale domanda è questa qua, posto che quell'altra risposta a quell'altra tale domanda è quest'altra qua, ne consegue una certa altra cosa. Che però quell'altra cosa in realtà magari è la risposta a ancora un'altra domanda. E quindi si arriva poi man mano a un'idea per cui, data una serie di risposte e di domande, io posso quasi ricorsivamente rispondere a una domanda successiva, partendo da del materiale pregresso. E questa è una delle cose cui in effetti mira sicuramente la problematica, perché la problematica vorrebbe anche arrivare, diciamo, da queste parti. Ok. Questo era l'ultimo argomento che avevo in mente per questa puntata di oggi. Non ho idea di cosa parlerò ancora la prossima puntata quando parlerò di questa cosa qua. Diciamo, sicuramente continueremo a parlare di domande perché in realtà c'è un sacco di altre cose da dire, però voglio comunque. Questo è quello che abbiamo visto, diciamo, lungo tutta questa puntata, ed è qualcosa che ci serve appunto per definire una logica delle domande che ci può permettere a studiare queste domande anche da un punto di vista matematico, mettiamolo così, perché poi l'obiettivo della problematica era avvicinarsi alla matematica, alla scienza. Dopodiché questa cosa qua, tra l'altro, cioè, ci tengo a specificare, non è per dire. Se io dico che le risposte sono enunciati, cioè come dire, che le domande sono enunciati trasformati, questo non significa impoverire la domanda e pensare che la domanda va pensata sull'enunciato. Questo è ciò che va assolutamente negato. Cioè, questo ci serve adesso per costruire un modello logico. Ma quando noi costruiamo i problemi non partiamo mai dalle risposte, partiamo dai problemi, cioè partiamo, cioè quantomeno cioè, non può esserci la risposta alla domanda prima, anche solo quella possibile ovviamente, perché noi la risposta,
vera alla domanda non la conosciamo, però potremmo conoscere le risposte possibili. Non si parte da quello, si parte da appunto un processo di costruzione del problema che è un'altra cosa. Ma per fare logica effettivamente ci serve questa roba qua. Ci serve questo modo di concepire le cose, perché è l'unico modo che noi abbiamo, diciamo, almeno che io ho trovato, poi se voi vi vengono altre idee, un altro discorso, potete scrivermi nei commenti. Però è l'unico modo che io ho trovato per poter trattare le domande all'interno della logica, ecco. Se no, altrimenti le domande sarebbero normalmente escluse. In realtà, cioè di fatto sono escluse dalla logica al momento. E quindi la problematica non potrebbe entrare in quel tipo di matematica e così via, e così via. Nelle prossime lezioni vedremo, cioè lezioni, nelle prossime puntate, vedremo altre cose sulla problematica, per esempio, non so, dovremmo andare avanti perché noi ci mancano, tanto noi non abbiamo costruito le ontologie della problematica, noi ci mancano gli operatori della problematica, ci mancano i teoremi, la problematica si basa su dei teoremi. E vedremo poi quali sono tutti per bene tutti i singoli teoremi della problematica. Per il resto, per il momento direi che è assolutamente tutto. Se siete interessati a quello che faccio io, vi piace questo, o vi interessano altre cose, io faccio anche tutorial di programmazione, mi occupo di filosofia, mi interessa l'economia, mi interessa un sacco di cose, politica, robe varie, mi interessa la tecnologia. Voi potete andare sul sito www.technofilosophy.com, lì ci sono tutti i riferimenti a me, c'è una pagina che si intitola Technofilosophy TV, ci sono tutti i riferimenti a questo progetto, come funziona. Poi sicuramente trovate il link, bottone PayPal se volete fare delle donazioni. Dopodiché c'è anche la pagina per i contatti dove potete inviarmi anche delle email direttamente dal sito. E niente, per il resto ci vediamo a una prossima puntata.